Buongiorno. Precedentemente abbiamo ringraziato la RAI per la diretta televisiva. Adesso ringraziamo RAI News 24 che ugualmente ci trasmette dalla rete. Sono a vostra disposizione. Non so se sono riuscito a rendere quello che volevo dire con la relazione. In ogni caso sono qui per sottopormi alle vostre domande. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti in questa conferenza stampa, la seconda del Presidente Barbera. Abbiamo una decina abbondante di domande già di iscritti. Inizierei da Valentina Stella del Dubbio. Grazie, buongiorno Presidente. Io ho ascoltato la sua relazione e mi interessava approfondire la questione sulla dissenting opinion. Io qui ho il libro del professor Zanonna che a un certo punto dice: a voler fare giuristi sul serio c'è da dire che non è nemmeno chiaro se esprimere rende nota un'opinione dissenziente, rivelando così il proprio voto e i propri argomenti, sia davvero vietato. Quindi la mia prima domanda su questo argomento è: esiste un divieto esplicito, esiste una carta che noi possiamo leggere dove si dice che è vietato esprimere la dissenting opinion mentre si è giudici e quando si termina il mandato di giudice? Poi, sempre legato a questo, l'altra domanda era: avete fatto un comunicato stampa in merito alle dichiarazioni del professor Zanonna durante la presentazione del libro di Barbano? Volevo sapere se avete in mente di fare un comunicato stampa anche in riferimento a questo libro di Zanonna che va oltre quelle dichiarazioni. E se non è pensabile, come avviene anche nel Comitato Nazionale di Bioetica, siccome è difficile arrivare a introdurre nel sistema, non si sa neanche quale sarebbe lo strumento, quello di introdurre la dissenting opinion, di porre al termine della sentenza il parere di minoranza, se può essere una soluzione. E l'ultima domanda è: nel libro dell'ex presidente Amato e dell'ex responsabile della comunicazione Donatella Stasio, il presidente Amato ammette di aver detto a un giornalista che la Corte si era letteralmente spaccata sulla questione dei permessi premio 8-7 e lui era tra i 7. Lei come giudica il fatto che il presidente Amato abbia fatto questa rivelazione in questo libro? Grazie. Beh, rispondo subito. Per quanto riguarda, lei ha detto una domanda precisa, dove è scritto che... Beh, è scritto nell'articolo, se non ricordo male, 275 del Codice di Procedura Civile, che poi si applica a tutti i giudizi. E siccome la Corte Costituzionale è un giudice come gli altri, si applica anche alla Corte Costituzionale, anche se so che ci possono essere delle diverse discipline del segreto per quanto riguarda i giudici comuni e la Corte Costituzionale. Ma comunque c'è l'articolo 275 che dice che è garantito il segreto della Camera di Consiglio. Qualora si dovesse arrivare, ma per decisione puntuale, ad una introduzione da dissenting opinion nella Corte Costituzionale, sarebbe un'eccezione, sottolineo questo punto, sarebbe un'eccezione, opportuna o meno, non è questo il tema, rispetto all'ordinamento della giurisdizione. Ma lei si immagina una Corte d'Assisi che condanna all'ergastolo un capo mafia e un giudice che esce e dice: ma io non ero d'accordo? Forse è esagerato il raffronto, però c'è, ed è sempre stato interpretato in questo modo, il segreto della Camera di Consiglio. In ogni caso, non voglio delegittimare un dibattito che può esserci. Altri paesi hanno questo istituto da dissenting opinion. La letteratura internazionale si è occupata più volte del rendimento di questo istituto. Stati Uniti, Spagna, Germania, eccetera. Le opinioni sono nel senso che in alcuni casi è utile questo istituto, in altri casi provoca invece danni. Benefici
e anche danni, secondo dei casi, ma non è questo il tema. Se si dovesse arrivare ad una decisione, però in ogni caso non possiamo ammettere una dissenting opinion a posteriori, perché quello che ha fatto il mio amico Niccolò Zanon è un dissenting ad a posteriori, certamente non commendevole, certamente non frutto, io credo, di una grave leggerezza, mi sento di dirlo apertamente. Quanto quell'altra su Amato, francamente io non conosco questo passaggio del libro. Sì, lo ha detto esplicitamente, dice: io molto presumibilmente sarò stata io la fonte del giornalista a cui ho detto che la corte in quel caso si è spaccata 8-7, letteralmente ha detto proprio così, quindi diciamo che l'ex presidente Amato ha svelato quello che era successo. Ma nella si è corte. Spinto, si è io non l'ho letta questa sì. Parte, no? Perché il libro è molto voluminoso, però si è spinto fino a dire 8 e 7, ma non è che dice chi erano gli 8 e chi erano i 7. No, però diciamo... se iniziamo a fare il dibattito... No, l'ha chiesto il presidente, non aveva capito la domanda, perciò gliela stavo ripetendo, perché forse non ha letto il libro. Adesso il presidente finisce di rispondere, grazie. Sì, comunque leggerò quel passo che lei mi dice, però non cambia il giudizio su quello che è avvenuto, ecco. Abbiamo sfogliato il libro di Zanon, non intendo intervenire sui singoli casi che lui indica, in ogni caso non è consentito un dissenso a posteriori, non è consentito, anche perché poi non consente a chi magari era d'accordo con lui o di poter dire c'ero anch'io su quelle posizioni. Veramente mi dispiace, ripeto, abbiamo lavorato bene tanti anni qui e siamo anche buoni amici. Ma... Grazie. Per quanto riguarda poi, lei dice se intendiamo prendere una posizione collegiale su questo libro. Non credo che ce ne sia bisogno, comunque eventualmente ne parlerò con i colleghi, ma non credo ce ne sia bisogno perché c'è stata eccolo qua, l'ottimo dottor Martirano, c'è stato un comunicato stampa il 19 dicembre 2023 riferito non al libro che ancora non si conosceva, ma riferito alle interviste, alle esternazioni del professor Zanon a taluni quotidiani. Non so se vuole che... Lei ce l'ha? No, lo ricordo, grazie. La Corte rammenta che nell'interpretazione e nell'applicazione ai casi concreti delle norme costituzionali è fisiologico che vi possono essere diversità di opinione tra i singoli giudici, come accade del resto in ogni organo giurisdizionale collegiale. In queste situazioni... La decisione non può che essere adottata a maggioranza, ci mancherebbe altro, e vincola l'intera Corte, compresi i giudici dissenzienti. Questo è un passaggio, ma comunque casomai possiamo... Ma lo troverà, è il comunicato stampa del 19 dicembre del 2023. Grazie. Lorena D'Urso, di Radio Radicale. Presidente, buongiorno. Dunque, la Corte Costituzionale in questi anni ha mostrato grande attenzione, grande sensibilità al tema delle carceri. Da ultimo ricordiamo la sentenza di poco più di un mese fa sull'affettività. Ora, sotto gli occhi di tutti, c'è una situazione nelle carceri davvero gravissima, con un tasso di sovraffollamento pari al 127% e i suicidi dall'inizio dell'anno sono stati 26.
C'è da dire anche che nell'ultimo anno e mezzo sono stati introdotti 15 reati che naturalmente contribuiscono a aumentare il numero delle presenze in carcere, anche nelle carceri minorili. Ecco, la domanda è come si possono ricondurre le condizioni carcerarie al rispetto del dettato costituzionale, al rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini detenuti, e se crede, ritiene che la consulta possa ripetere quell'esperienza di qualche anno fa del viaggio nelle carceri, anche se mi rendo conto magari non subito, ma insomma prossimamente. Grazie. Ma dunque, noi ce ne siamo occupati più volte delle condizioni carcerarie. E già fin da quando ci fu quella decisione della Corte europea dei diritti sul sovraffollamento. Poi sono state le decisioni sui permessi premio, la decisione sull'ergastolo ostativo. Però c'è un aspetto nuovo che vorrei venisse considerato, che in genere non viene preso in particolare considerazione. Numerosissime sono le decisioni definite da taluno di dosimetria penale, in cui di fronte a pene non coerente a profili di proporzionalità e ragionevolezza, noi abbiamo ricondotto a maggiore proporzionalità talune sanzioni penali. Non si vedono facilmente, non sono misure eclatanti, ma direi che fanno parte della, starei per dire, tra virgolette, della attività quotidiana della Corte. E Fausto Carioti di Libero, lì a sinistra. Presidente, buongiorno. Due domande relative alla sua relazione. Una sul passaggio nel quale lei sostanzialmente deplora il fatto che ci sono stati orientamenti di giurisprudenza, leggo più o meno episodici, che attraverso un'attività interpretativa orientata direttamente ai valori costituzionali o ritenuti tali, finiscono per risolversi in una più o meno grave disapplicazione di disposizioni legislative. Le deplora anche appunto l'uso di eccessi valoriali che esulano dalla sfera di competenza del singolo magistrato. Siccome sono parole di una certa pesantezza, importanza, io le chiedo se l'ideale ovviamente sarebbe capire alcuni casi singoli, ma se questo non è possibile, gli ambiti nei quali lei ha riscontrato questi comportamenti che deplora, anche per evitare le interpretazioni ideologicamente motivate dei giornalisti che in assenza di chiarimenti anche loro, come dire, magari danno un senso diverso da quello che pensava lei. Sì, ho capito. E questa è la prima domanda. La seconda domanda, Presidente, riguardo la nomofiliachia integrata tra le corti nazionali e le corti europee. Ora, come sappiamo, i rinvii pregiudiziali dai trattati europei sono previsti in un senso solo, dalle corti nazionali verso la Corte di Giustizia UE. La Corte Costituzionale italiana ne ha fatti diversi, anche di una certa importanza, efficacia, mi pare di ricordare ad esempio sul diritto al silenzio che viene citato nella sua relazione, vado a memoria. Però c'è un dibattito in sede europea che chiede se non sia giusto che questo dialogo avvenga su input da entrambi i versi, cioè così come le corti nazionali hanno, in caso di dubbi, si possono rivolgere alla Corte di Giustizia UE, anche la Corte di Giustizia UE dovrebbe potersi rivolgere di volta in volta alle corti nazionali tramite quella che viene richiamata la reverse preliminary ruling. Quindi le chiedo se lei avverte questa esigenza di un dialogo che parta in ambedue sensi, quindi in questo caso di una, evidentemente di una modifica dei trattati. Anche perché se una sola magistratura che bussa alla porta dell'altra, c'è il rischio che questa venga, come dire,
automaticamente classificata come magistratura inferiore, mentre le magistrature nazionali non sono magistrature inferiori rispetto alla Corte di Giustizia UE. Grazie. Ma dunque, lei mi invita a... ha capito benissimo il senso della mia affermazione, eccessi valoriali, e mi invita a ricordare i casi singoli. Le ricordo che i casi singoli cui lei sta pensando, se lei con il pensiero, sono casi che sono tuttora in corso davanti agli organi di giurisdizione. Cioè c'è stato un rinvio in Cassazione, e la Cassazione poi ha chiesto in via pregiudiziale il parere della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per derogare alle procedure normali, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente non posso parlare di casi singoli e non avrebbe neanche senso. E mi riferisco a una situazione che sta portando, che porta e che è la causa non ultima della diminuzione dell'attività della Corte nel settore appunto dei ricorsi in via incidentale, la tendenza dei giudici ad un'applicazione diretta della Costituzione, che è stata peraltro incoraggiata dalla stessa Corte Costituzionale attraverso l'invito alla lettura costituzionalmente orientata delle norme. È un invito che è stato accolto troppa grazia, Sant'Antonio, si sarebbe detto in alcuni casi. E invece l'altro tema che lei ha correttamente individuato riguarda il dialogo con la Corte di Giustizia. Direi che è un dialogo, ricordate la vicenda Taricco, la Corte di Giustizia che riteneva contraria ai principi dell'Unione il fatto che fossero applicate taluni istituti all'evasione IVA, agli evasori IVA. L'IVA, come sapete, è un tributo condiviso fra lo Stato e l'Unione Europea. Noi abbiamo risposto alla Corte di Giustizia ritenendo che non fosse conforme ai principi del nostro ordinamento costituzionale, ma neanche ai principi delle carte dell'Unione, e praticamente, lo dico in maniera molto sbrigativa, l'abbandono dei principi di determinatezza delle norme penali. E il dialogo c'è stato ed è stato concluso in maniera felice in un preciso accordo tra la Corte italiana e la Corte di Giustizia. C'è stato veramente un... Stamattina ricordavo appunto i tempi in cui la Corte, superata nel 2008, grazie, ricordava una sentenza, un'ordinanza dell'attuale Presidente della Repubblica. Non c'era la Corte riteneva di non doversi rivolgere alla Corte di Giustizia per una lettura pregiudiziale ai sensi dell'ordinamento europeo di una norma italiana, perché si riteneva che non fosse un organo superiore interno. Tante incomprensioni sono state superate. E la Corte italiana ha capito che bisognava, per attuare pienamente il primato del diritto europeo, che bisognava rivolgersi quando necessario alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia non considera più un inopportuno concorrente la Corte italiana e anzi sul tema assai delicato su cui è intervenuta la sentenza 267 sulla cosiddetta doppia pregiudiziale, mi pare che adesso stia funzionando un dialogo tra le due corti e anche i giudici italiani in alcuni casi si rivolgono direttamente alla Corte di Giustizia passando sopra alla giurisprudenza della Corte italiana, ma nella più parte dei casi, direi quasi sempre, si accetta appunto la doppia pregiudiziale. Prima il ricorso alla Corte italiana e poi, se necessario, anche la disapplicazione da parte dei giudici, il ricorso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Direi che, come riconosciuto anche dal Presidente della Corte di Giustizia che è venuto in delegazione quando
un anno e mezzo fa, riconosciuto pienamente un rapporto eccellente. Quindi lei, chiedo scusa per venire alla domanda, lei non chiede modifiche, cioè in questo momento può venire solo in un senso il coinvolgimento, le corti nazionali possono bussare alla porta della Corte europea, la Corte europea non può bussare alla porta delle corti nazionali. Non vede la necessità di modifiche a questo regolamento? Beh, altro che bussare, la Corte di Giustizia quando adotta una decisione noi siamo costretti a seguirla. C'è un'interpretazione della Corte di Giustizia vincolante nella materia del diritto dell'Unione Europea e vincolante anche per la Corte italiana. Grazie. Massimo Leoni, Sky, Presidente Lì. Sì, Presidente, buongiorno. Un paio di domande, una sulla questione del fine vita. Lei ha richiamato la, diciamo, necessaria probabilmente supplenza delle assemblee regionali in assenza di una norma che provenisse dal Parlamento. Le chiedo se questa supplenza secondo lei presenta a sua volta dei problemi di ordine costituzionali nel magari introdurre norme diverse per cittadini residenti su porzioni diverse del territorio italiano. E la seconda domanda, nella sua relazione lei ha richiamato più volte alla duttilità di una Costituzione che respira sull'evoluzione della società. Ecco, le chiedo se rientri in questa duttilità anche la possibilità di un diverso assetto del bilanciamento tra i poteri e tra gli organi costituzionali, visto che siamo in stagione di riforme. Grazie. Ma dunque, le regioni, leggiamo le cronache, vanno sempre più moltiplicando le iniziative appunto a supplenza di un intervento del Parlamento che non è venuto. Non posso assolutamente esprimere un'opinione al riguardo se non constatare questa supplenza, perché non è da escludere che alcune di queste leggi vengano su ricorso del Governo in via principale sollevate davanti alla Corte Costituzionale, quindi non posso anticipare nella maniera più assoluta un giudizio. Ma colgo l'occasione per sottolineare un punto. Il, chiamiamolo cosiddetto caso Cappato, il fatto che abbiamo coinvolto il Parlamento nella disciplina del fine vita, nella disciplina giuridica del tema, non è, come talvolta si è detto, come talvolta si legge, eccetera, che intendiamo fermarci e dire adesso è compito del Parlamento. No, chiamiamo anche il Parlamento a collaborare nell'individuazione dei parametri, che non sono parametri precisi, puntuali, sono parametri che fanno riferimento a valori, l'articolo 2 della Costituzione, il principio della dignità della persona, che sono tutte delle letture che non sono così proprio accertabili con i normali ragionamenti di tipo del solito, stavo dicendo dei Sollen tedeschi, ma richiedono appunto una lettura che deve essere integrata anche dall'opinione, dalla volontà delle assemblee espressive della sovranità popolare. Quindi non è un'attività servente quella del Parlamento. Però, fermo restando che se rimane l'inerzia, la Corte a un certo punto non potrà non intervenire alla difesa di quei diritti che vengono invocati attraverso il giudizio in via incidentale. L'altra domanda qual era? Non lo ricordo più. Sulla possibilità che la duttilità della Costituzione implichi anche un diverso disegno nell'equilibrio dei poteri. L'equilibrio dei poteri tra i poteri è un equilibrio che si determina giorno per giorno in riferimento alle più svariate questioni. Una cosa che io dico e credo che va rispettato al massimo
l'autonomia al massimo, come richiede la Costituzione, l'autonomia delle giurisdizioni, l'autonomia dei giudici, ma che altrettanto rispetto è richiesto da parte di tutti, da parte dei giudici, da parte della Corte Costituzionale, che è un giudice, nei confronti delle decisioni delle assemblee elettive e del potere politico. Fermo restando che il compito che le Corti Costituzionali hanno, tutte quante, è che quello di intervenire quando c'è un eccesso della discrezionalità politica che porta alla violazione della Costituzione. Grazie. Alla sinistra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Pronto? Ecco, scusatemi. Allora, io volevo farle una domanda, portarla su un terreno più politico della legge elettorale, perché nei giorni scorsi c'è stato anche un episodio di cronaca in Senato che ci ha ricordato il tema, quando la maggioranza ha approvato poi un blitz della Lega, in particolare è rientrato, ha provato a cambiare la legge per l'elezione dei sindaci delle grandi città. C'è una giurisprudenza della Corte relativa all'Italicum di qualche anno fa che praticamente ha stabilito che occorre una soglia per ottenere un premio di maggioranza, e in quella sentenza si stabiliva intorno al 40 per ottenere il 55, quindi in sostanza un premio non più largo del 15%. E la domanda è questa: secondo lei questa giurisprudenza resterebbe valida anche nel caso in cui cambiasse la norma costituzionale, cioè se si scrivesse in Costituzione va garantita la maggioranza senza indicare una soglia? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che questa soglia del 40, diciamo così, con il premio massimo del 15%, vale anche nei casi di elezione diretta, oppure in questi casi, come ad esempio l'elezione diretta del sindaco, come è l'elezione diretta del premier, su cui si sta ragionando ancora, non c'è nulla di concreto, vale anche in caso di elezione diretta, o in caso di elezione diretta forse non va prevista una soglia più alta, insomma, più efficace? Grazie. Ma dunque, ovviamente tutto è lasciato alla discrezionalità politica, che poi possiamo valutare a posteriori, però dei punti di riferimento la Corte li ha già posti in essere. La sentenza numero 1 del 2014, che è, a proposito, chiamiamolo Porcellum, sul premio di maggioranza senza soglia minima, si disse no, ci vuole una soglia minima. È chiaro che se si tratta poi di un sistema a doppio turno, la soglia minima è pur sempre necessaria per accedere al secondo turno, però l'espressione piena del corpo elettorale si ha al secondo turno. Al primo turno bisogna alzare la base, la soglia minima, lo abbiamo detto in più occasioni. Nel caso di specie, poi, lei si riferisce ad una norma che sarebbe contenuta in una legge costituzionale. E se contenuta in una legge costituzionale eventualmente approvata a maggioranza assoluta, sottoposta poi al referendum e approvata, io non so fino a che punto sarebbe possibile poi intervenire per la Corte Costituzionale, ma mi pare di capire che però gli orientamenti del Parlamento siano diversi, siano nel rinviare la legge ordinaria alla fissazione. Per quanto riguarda l'emendamento che è stato presentato al Senato, per quanto riguarda l'elezione dei sindaci, era un emendamento che parlava del 40%, ma per escludere il doppio turno. Cioè, se ho capito bene, se un candidato sindaco e una lista, e le liste che lo appoggiano superano il 40%, non è necessario passare al secondo turno. Ho un certo conflitto sull'argomento, perché ho contribuito anch'io alla legge
nell'altra vita, quando ero parlamentare, ho contribuito alla, prima con un referendum e poi intervenendo sulla stesura, ho contribuito all'elezione diretta, alla riforma dell'elezione diretta dei sindaci. Esprimo un'opinione personale, mi pare che sia un sistema che sta funzionando, che ha funzionato, ma ripeto, un'opinione mia personale. È chiaro che lo scopo politico di questo emendamento è quello di evitare che nel secondo turno si formino delle coalizioni che si oppongono a quella che ha superato il 40%, ma è una scelta tutta politica che, sulla quale non mi pronuncio. Grazie. E qui sulla destra, Presidente, Francesco Grignetti della Stampa. Buongiorno Presidente, vorrei tornare sulla questione dei magistrati sollevata prima dal collega, perché lei ha usato parole molto severe, ricondurle ai limiti della sfera di competenza, allontanare gli eccessi valoriali di cui talvolta essi si sentono pervasi, non pochi di essi, l'invita a ricordare che sollevare una questione di legittimità non è certo una funzione minore. Le volevo chiedere, alla luce anche della sua risposta, laddove ricordava l'invito alle sentenze costituzionalmente orientate, ma non è troppo tardi per pensare di rinchiudere il genio nella lampada? Espressione simpatica, chiudere il genio nella lampada, no, penso che non sia. No, intanto, forse è qualcosa di... Inizialmente la Corte Costituzionale aveva spinto a tal punto sulla ricerca delle costituzioni, delle decisioni costituzionalmente orientate, fino al punto inizialmente di considerare inammissibili talune questioni se non fosse stata tentata da parte del giudice una interpretazione costituzionalmente orientata. Questi sono stati i primi anni di giurisprudenza. Successivamente, man mano, invece si è questa posizione si è particolarmente affinata e si dice adesso che è un punto da tenere conto nel merito, per il merito della decisione. Ora, una cosa è la interpretazione costituzionalmente orientata, ma se il testo, la disposizione, come si dice, consente di trarre più norme da quel testo, una conforme a Costituzione, l'altra invece non consentita dalla Costituzione, è una cosa. In questi casi, certo, bisogna... Ma se da un testo costituzionale, se un testo di legge, approvata magari qualche settimana prima dal Parlamento, si ritiene di dover contrapporre una propria visione dei valori costituzionali, è diverso. Non so se sono stato chiaro. Abbiamo incoraggiato noi stessi inizialmente questa lettura costituzionalmente orientata. E adesso invece si ritiene che deve esserci la possibilità di trarre dal testo che viene interpretato in maniera conforme a Costituzione, effettivamente una norma conforme a Costituzione e non forzando il testo, per quelli che chiamo eccessi valoriali. Questo proposito ho tenuto a ricordare nella relazione che non considero una funzione minore per i giudici quella di sollevare questioni di legittimità costituzionale. Non è una funzione minore. Anzi, ho ricordato che nella storia della Corte Costituzionale, della giurisprudenza costituzionale e dico nella storia della Repubblica, l'azione svolta da quelli che allora all'inizio si chiamavano le magistrature inferiori, dai pretori che sollevavano questioni di legittimità, hanno contribuito ad adeguare l'ordinamento alla Costituzione, hanno contribuito a quella che io chiamo opere di civiltà di questo paese, di civiltà giuridica di questo paese. Quindi non è una questione, non è una funzione minore.
Lattanzi, ADN Cronos, sulla destra là in fondo. Asca News. Asca News, scusa. Presidente, buongiorno. Le volevo parlare, chiedere una cosa sulle ingiuste detenzioni e gli errori giudiziari. Da oltre 30 anni in Italia ogni anno una media di 1000 persone vengono arrestate o condannate e ottengono un indennizzo. Siamo arrivati a circa 31.000 persone per una spesa di 930 milioni di euro. Volevo chiedere come mai questo tema sembra essere sottovalutato? Ma sottovalutato, io ho l'impressione che anche in altri ordinamenti gli errori giudiziari ci siano. Non credo sia soltanto in Italia. Io più che traggo spunto da quello che dice lei, non mi preoccupa il fatto che vengano risarcite e quindi con effetti sul bilancio dello Stato delle vittime di queste ingiustizie. Io ritengo sia ancora più pericoloso che il bilancio dello Stato debba sopportare le spese per l'irragionevole durata dei processi, cosiddetta legge, come si chiama, non mi ricordo, Pinto. Ecco, quella lo considero veramente un fatto negativo, fortemente negativo, e possiamo, anche la Corte Costituzionale, possiamo fare in modo che la ragionevole durata dei processi, voluta dall'articolo 111 della Costituzione, sia un valore da tenere presente. Devo dire che talvolta questo non avviene. Faccio una dissenting non su punti specifici, ma su un orientamento generale. Dobbiamo stare attenti, perché quello è un problema. Per quanto riguarda le vittime di errori giudiziari, è il minimo dovuto. Sono tante, solo che non si fa nulla per cercare di ridurre il numero. Non lo so, lei che farebbe? Lo so. Io racconto storie di persone che finiscono ingiustamente in carcere. Sono i tecnici che se ne devono. Se lei guarda altri paesi, non voglio risalire a Sacco e Vanzetti, condannata a pena di morte, ma ci sono, errori giudiziari ci sono, ahimè. Comunque ci sono anche rimedi, ecco, ci sono anche rimedi. Adesso c'è questo caso, questa riapertura del processo per quanto riguarda quel detenuto. Erba dice? No, quell'altro. Zuncheddu si è concluso, Zuncheddu si è concluso dopo 33 anni di carcere. Esatto. Va bene. Ci sono, dei casi ci sono. Grazie. Federica Olivo, Huffington Post, sulla sinistra. Buongiorno Presidente, torno anche io sulle carceri. Lo diceva prima, la Corte è intervenuta più volte in questi ultimi anni su vari aspetti della legislazione che riguarda le carceri, e il legislatore spesso si è rivelato un po' tentennante poi nel dare seguito alle decisioni. Volevo chiederle se adesso a conti fatti ritiene che il legislatore debba ancora, insomma, dare seguito ad alcune delle sentenze della Corte, oppure, diciamo, dopo la legge sull'ergastolo ostativo in qualche modo ha riparato ai vari vulnus. E poi volevo chiederle, visto che spesso si dice che il sovraffollamento delle carceri è dettato anche da un eccesso di custodia cautelare, che invece dovrebbe essere un extrema ratio, c'è adesso in conversione alle Camere uno dei disegni di legge del Governo che prevede che in sostanza la custodia cautelare dovrà essere decisa da un collegio e non più da un giudice monocratico. Volevo chiedere se secondo lei questa è una delle soluzioni possibili al sovraffollamento, invece insomma c'è bisogno di un disegno ben più ampio. Questa è una delle soluzioni possibili, però spetta al Parlamento ed è una scelta politica, passaggio dal giudice monocratico al giudice collegiale. E ho visto che ci sono opinioni in proposito non pienamente coincidenti. Non saprei cosa dire come presidente di un collegio che affronta i casi quando vengono sottoposti. Questo è un punto da sottolineare, voi l'avete ben presente, ma io lo sottolineo ulteriormente per gli ascoltatori, per esempio. Cioè che la Corte Costituzionale agisce sulla base di casi che vengono sottoposti alla Corte, sottoposti da un giudice nel corso di un giudizio, e possiamo occuparcene soltanto in quell'occasione.
E potrei anche aggiungere, anche se la frase è fatta, che la Corte parla attraverso le sentenze. Frase fatta, ma comunque sempre buon punto di orientamento. Sulla destra qui Vincenzo Spagnolo di Avvenire. Sì, grazie Presidente. Ho letto con molto interesse la relazione che fornisce molti spunti insomma, di riflessione per me. Mi chiedo scusa se mi muovo sulla falsariga del collega Carioti che aveva già centrato una parte della cosa che volevo chiedere, cioè quando lei dice sono ormai marginali disinvolti tentativi di taluni giudici comuni di disapplicare norme nazionali reputate in contrasto con la Convenzione Europea, anche i passaggi che ha letto prima il collega, se può darci un'idea degli ambiti ai quali si riferisce, non voglio trascinarla sul terreno dei casi concreti, però per evitare noi di fare interpretazioni creative, diciamo. Comunque mi riferisco al contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti. Sì, europea, sì, l'ho non letto. Con norme dell'Unione Europea. Sì. Ormai sono marginali, nel senso che all'inizio c'è stato questo tentativo, no? Dei giudici, animati da questo proposito di estendere il più possibile i diritti, la possibilità di intervenire. Ma all'inizio ormai sono passati diversi anni, credo che ormai siano effettivamente marginali questi tentativi. Però, ecco, è andata avanti dalle cosiddette due sentenze gemelle del 2008 e 2009 il vincolo per la Corte italiana di seguire, tranne eccezioni ben precise, motivate eccezioni ben precise, quanto deciso dalla Corte di Strasburgo. Questo sì. Adesso abbiamo Francesco Machina del Radio Cor sulla sinistra. Buongiorno Presidente, volevo tornare un attimo sulla questione del fine vita, perché se il Parlamento non ha legiferato, a questo punto mi sembra che non sia alle viste, diciamo, una norma in proposito, invece è stata pubblicata di recente sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale per un nuovo caso, no? Un GIP del Tribunale di Firenze ha posto una questione molto spinosa che probabilmente la Corte dovrà affrontare, cioè riguardo al caso di una persona affetta da sclerosi multipla, se non sbaglio, portata in Svizzera, aiutata a morire in Svizzera, ma non tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ora, questo era uno dei requisiti, diciamo, individuati proprio dalla Corte in supplenza del Parlamento per scriminare l'aiuto al suicidio. Adesso non voglio chiederle un giudizio su questo, che probabilmente non può dare, però quello che vorrei chiederle è se questi criteri individuati dalla Corte possono considerarsi in qualche modo mobili, cioè in assenza di un Parlamento che legifera, la Corte una volta che dovrà reintervenire potrà in qualche modo rimettere mano a questi criteri sulla base dell'evoluzione del sentire o della tecnica anche medico-scientifica? Grazie. Ma in generale avevo detto che appunto c'è l'invito al Parlamento a collaborare, non ad attuare, collaborare per poter portare avanti un progetto sul fine vita importante. Però ho detto anche che se perdura la inerzia del legislatore, la Corte Costituzionale non può sottrarsi all'intervento, il che significa che in quell'occasione si sarà discusso, credo, a giugno, a metà giugno, ancora non credo che sia stato fissato il calendario, ma conosco quella ordinanza di Firenze che lei indicava, la Corte Costituzionale, quella sarà l'occasione in cui dovrà pronunciarsi sul tema. Quello che ci chiede Firenze, per quello che ho letto velocemente, è di fare un passo in avanti, un passo in più in avanti. La cosa, ripeto, questo è talmente delicato il tema che non posso dire nulla, ecco, non, però potrebbe essere un'implicita sollecitazione per il Parlamento a tornare a occuparsi di questo tema. Virginia Piccolillo del Corriere della Sera. Buongiorno Presidente.
Noi abbiamo innanzitutto apprezzato molto la sua capacità giornalistica di renderci questa relazione che ogni anno per noi è sempre molto ostica, invece riesce a venirci incontro anche a cercare di renderla comprensibile a tutti. E lei ha fatto questo accenno al fatto che la Costituzione è tenuta, che voi come Corte Costituzionale siete tenuti a essere custodi della Costituzione, ma altrettanto non bisogna costruire una fragile Costituzione dei custodi, e questo lo abbiamo visto anche il suo richiamo all'inerzia legislativa, che noi come su alcuni temi la vediamo, altrettanto vediamo una stagione invece di assoluta non inerzia, anzi di grande creatività di legislazione su riforme che avranno anche impatto su questa Corte, e ce ne sono alcune naturalmente molto importanti che sono all'attenzione del Parlamento in questo momento. Fatico, diciamo, a non chiedere, non dico un suo parere sulle questioni più importanti, mi riferisco ad esempio all'autonomia differenziata, per non parlare poi delle riforme costituzionali sul premierato. Fatico, avendo lei che è stato, diciamo, in qualche modo una figura duplice anche politica e anche con questa capacità di essere così comprensibile, a chiederle se vede dei rischi, diciamo, che non andrebbero corsi, o a dare in qualche modo un suggerimento lieve. Non so come porgliela senza, diciamo, capisco che lei non voglia interferire, però ci farebbe molto piacere avere una sua opinione. E poi gliene faccio una facilissima invece, perché all'inizio lei ha ricordato le agghiaccianti morti, sia dei femminicidi sia quelle sul lavoro. Ha detto la Corte Costituzionale se ne vuole occupare ad esempio in materia di organizzazione del lavoro delle imprese, non so se si riferisse a subappalti o che cosa, ma insomma se ci può chiarire un po' meglio come ve ne vorrete occupare. Grazie. Ma lei ha detto fatico a non chiedere, no? E io rispondo fatico a non rispondere, perché sono temi che mi appassionano ovviamente, come qualunque cittadino, tanto più che ho alle spalle poi 5 legislature, quindi è uno sforzo non rispondere, ma non risponderò. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, ecco, c'è dietro quello che ho detto sulla la decisa diminuzione dei ricorsi del governo nei confronti delle regioni e quindi una decisa diminuzione dei giudizi in via principale, c'è un dubbio, cioè se effettivamente c'è una maggiore armonia tra governo nazionale e regioni, tanto da non spingere il governo a impugnare leggi regionali, o se c'è invece un primo assaggio di un'eventuale autonomia differenziata, ecco, ma è solo un dubbio. E sui femminicidi e le morte sul lavoro. Sì, sul femminicidio non so se riusciremo in qualche modo ad occuparci di questo tema, dipende da ciò che i giudici riterranno di porci di questione. Su morte sul lavoro avremo diverse occasioni, perché le leggi sui contratti pubblici, quindi sugli appalti, ci potranno dare l'occasione di valutare se vengono rispettati taluni canoni che portano a una maggiore responsabilità dell'impresa concessionaria nell'assicurare la maggior sicurezza. Cioè una questione che si potrà porre fino a che punto il decentramento produttivo negli appalti è legittimo oppure no. È un tema su cui soluzioni possono essere più svariate, non voglio prefigurarle. E invece sul femminicidio vedremo se la Corte vengono posti
vengono posti dei temi, dei problemi, in che modo possiamo intervenire. Grazie. Grazie. E Liana Milella, Repubblica. Presidente, buongiorno. Vorrei chiederle due cose. La prima è questa. Lei nella sua relazione bacchetta, così come noi diciamo giornalisticamente, i giudici perché non ricorrono alla Corte, e fa al contempo un'apertura di credito al Parlamento come coprotagonista rispetto alla Costituzione. Io le chiedo questo perché osservo quotidianamente l'azione del Parlamento rispetto ai fatti della giustizia. Un Parlamento che perde, e un governo che perde più di un anno di tempo a occuparsi di eliminare l'abuso d'ufficio, a riscrivere la legge sulla prescrizione già scritta 4 volte negli ultimi 5 anni, adesso ha appena annunciato di voler intervenire sulla separazione delle carriere, quando di fatto con la legge Cartabia le carriere sono già separate con un solo passaggio possibile. Ecco, tutto questo non configura, a fronte del fatto che il Parlamento invece ignora volutamente e politicamente le decisioni della Corte, non configura una grave responsabilità di questo Parlamento rispetto ai cittadini italiani? E questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda invece il caso Zanon. L'ex giudice costituzionale, silente durante il periodo in cui è stato giudice, anzi fustigatore dei giornalisti se davano delle indiscrezioni rispetto alla Corte, adesso invece con costanza tira fuori i suoi dubbi e li traduce anche in un libro. Ovviamente questo configura una, dal mio punto di vista la giudico una forte delegittimazione del lavoro della Corte. Lei prima ha parlato di un articolo del Codice Civile, ma sarebbe davvero impossibile se la Corte non agisse penalmente nei confronti di questo giudice dissidente? Ma penalmente non lo so. Certo non c'è dubbio che il segreto della Camera di Consiglio, l'articolo del Codice di Procedura Civile, poi si estende e viene richiamato anche da altri articoli del processo amministrativo, eccetera, e quindi vale anche per noi. Se questo sia reato, non lo so, non lo so. Certamente è una grave scorrettezza, l'ho già detto prima. Non credo che... Non lo so, non mi pare, ecco, ma comunque se è una notizia di reato ci può essere una qualche procura che se lo ritiene che può intervenire, se ritiene. Non credo che, almeno fino a quando io sarò presidente, che possa partire dalla Corte una denuncia sotto un profilo penale. E per quanto riguarda il primo, lei ha detto tutta una serie di cose che richiederebbero una valutazione politica da parte mia nei confronti di questa maggioranza. Io ho detto che questa maggioranza, tutte le maggioranze parlamentari, questa ed altre, passate e future, devono essere associate nel leggere quelle norme costituzionali, l'articolo 2 e così via, della Costituzione, che sono a fattispecie aperta, che quindi hanno bisogno di essere lette e adattate. Che poi venga accolto o non accolto è un problema politico, è chiaro che c'è una responsabilità politica se questo non viene accolto, se questo invito. Prima il suo collega voleva invitarmi ad esprimere la mia anima politica. Lei vuole fare altrettanto? Non mi trascina su quel piano. No, Presidente, io non voglio assolutamente trascinarla. Non lo dico sul piano personale. Io sono il Presidente di un organo costituzionale e devo esprimere
appunto, intanto un organo costituzionale che ha sottoposto ad alcune regole di correttezza, e poi devo esprimere opinioni che siano condivisibili da parte dei colleghi, essendo un collegio che io mi limito a presiedere. Quindi queste valutazioni sue, che sono strettamente politiche, non la posso seguire. Ecco. Se posso, rispetto a moniti della Corte di rilevanza per i cittadini e le cittadine italiane, penso al fine vita, è possibile che la Corte escogiti, trovi uno strumento per mettere in mora il Parlamento e, tra virgolette, richiamarlo all'ordine del suo dovere costituzionale di rispettare quello che la Corte decide di fare come necessario, perché i cittadini italiani che oggi vogliono morire lo possono fare solo grazie ai vostri famosi 4 punti. E il Parlamento è in mora da quanto? 4 anni? Ora questo può portare la Corte, con una innovazione, a intervenire in maniera più pesante e decisiva nei confronti del Parlamento, e cioè dei politici italiani che ignorano le esigenze vitali dei cittadini italiani, così come ignorano i cittadini carcerati che muoiono, continuano a morire, ne contiamo oltre 20, e qui si parla di riutilizzare le caserme dismesse. Ora, su tutto questo c'è una responsabilità che non è solo politica, ma è costituzionale. Ma lei parla di innovazione, non credo sia necessaria nessuna innovazione. Noi abbiamo chiesto al Parlamento di associarsi alla individuazione netta del parametro di riferimento e alla soluzione, ma io dicevo nella mia relazione, se il Parlamento non dovesse seguire questa strada, è chiaro che la Corte interverrà, e interverrà senza nessuna innovazione, cioè assumendo in carico la questione e dichiarando eventualmente la illegittimità costituzionale della norma per la quale si era chiesto il parere della collaborazione del Parlamento. Non sarebbe necessaria nessuna innovazione, ecco, dovremmo soltanto, e non mancheranno le occasioni. Un'occasione potrebbe essere anche, potrebbe, lo dico in via astratta, quella che si presenterà sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Firenze. Ma nessuna innovazione, non. Le innovazioni sono necessarie, utili, ma qui non c'è da innovare nulla. Cioè, semmai, ecco, stancarsi nell'aspettare Godot. E con Godot, grazie a tutti. Era l'ultima domanda di Liana Minenna. Grazie Presidente, e grazie ancora.